Ed eccoci qui signori su FIFA 16 nella modalità carriera allenatore. Oggi partita contro la Roma e contro l'Inter, 15 partite e alla fine una sola possibilità di vincere il campionato. Sarà davvero difficile, però noi ci proveremo. Andiamo a fare la formazione contro la Roma e poi affronteremo pure l'Inter, che però in campionato non sta andando benissimo. La squadra che scenderà in campo è questa, con Tabanelli, Alex Sandro, Camporese, Depay e Mattiello sulla destra. Lo abbiamo già provato una volta e è andato benissimo. Pauleta, Reyes e Marcos. In attacco Orsic sulla sinistra. Sulla destra Mastur, che deve far vedere ancora il suo potenziale. E Ramirez. I sostituti Banning, Blanco, Dessena, Marrone, Brotonier, Rossi che è ritornato dall'infortunio e Diego Castillo che è ancora un po' stanco. Però io direi di mettere Nunes a posto di Blanco nei sostituti perché deve giocare anche lui qualche partita. Adesso andiamo a vedere la formazione della Roma. Ed ecco la formazione della Roma. C'è Sommer in porta, gioca con un 4-3-3. Gervinho, Dumbia e Politano. Attenzione perché sulla sinistra sono velocissimi. A Sassuolo manca Gabriel Jesus, che attualmente è capocannoniere con 10 gol insieme a Cristiano Ronaldo. De Rossi, come abbiamo visto, in panchina. Iniziata e siamo pronti. Non bisogna sbagliare, bisogna vincere tutte 15 le partite per sperare. Il Sassuolo ha ben 5 punti di distacco dalla Roma. Con una vittoria sarebbero 2. Attenzione perché è scattato un giocatore del Sassuolo, il colpo di testa è rimasto lì, Ramirez. Deviata, quindicesimo, secondo calcio d'angolo, vediamo, questa volta la mettiamo in mezzo. Marcos, il portiere non esce, colpo di testa a vuoto di Pauleta. Colpo di testa, l'importante è che il pallone è tornato indietro. Vediamo, ricostruisce la Roma, c'è Dumbia, il tiro di Dumbia, pallone alto, 22 minuti di gioco. Florenzi di esperienza è andato lì a bloccare il giocatore che era riuscito a intercettare il pallone per non farlo partire in contropiede. Attenzione qui, passaggio, mamma mia che parata Tabanelli, è un campione questo portiere, è giovane e già fa queste parate. Bravissimo, migliora sempre di più. 33esimo, possiamo dire che questa è stata la prima occasione della partita, la prima vera occasione. Adesso può partire Sassuolo, vediamo che fa Orsic. Perde il pallone, niente da fare, non riusciamo a costruire. Dumbia tiene il pallone, aspetta un movimento, Gervinho. La chiusura ottima di Mattiello. Continua molto bene qui, attenzione Sassuolo. Il passaggio ad Alessandro, la prova a mettere in mezzo, c'è Mastur. Pallone alto, prima vera occasione per il Sassuolo. Dai che ce la facciamo ragazzi. La Roma ci prova. Dumbia, pallone fuori. Benissimo. Finisce il primo tempo signori. La Roma ha giocato meglio, ma il Sassuolo ha retto. Nel secondo tempo molto probabilmente entreranno i campioni in attacco. Lo vede. Lo stop è ottimo quello di Florenzi. La butta fuori, rimessa laterale, ma attenzione che con questi passaggi lunghi ho notato che la Roma soffre. Quindi ci proveremo ancora. Alessandro la mette in mezzo, non c'è nessuno. Ancora palla per il Sassuolo. Il Sassuolo ci prova, tiene la sfera. Il passaggio a Pauleta. Pauleta! Mamma mia che gol Pauleta al 52esimo! Che bomba lì all'incrocio! Sassuolo in vantaggio! Mamma mia, chi se lo aspettava signori? Chi se lo aspettava? Che bel tiro ha fatto Pauleta. Guardate che bomba! Non è parabile questo tiro, non è parabile. Eccolo qui. Marcos, se ne va Marcos molto bene. Se n'è andato Mattiello. Attenzione a Mattiello, salta l'avversario Mattiello. Mattiello! Palo! Vai! Non ci credo che ha parato Sommerli! Quasi 2-0, avevamo chiuso la partita, non ci credo. Serve un giocatore che ci aiuti in difesa adesso, dobbiamo proteggere l'1-0, visto che il 2-0 è sfumato per... mamma mia, non so. Allora, esce Depay, entra Nunes,
è entrato Marrone a posto di Reyes e togliamo Mastur e mettiamo Rossi. Ancora la Roma, la scivolata ottima, ma ancora Roma. Proviamo, proviamoci. Lo trattiene, non ci riesce, attenzione, non c'è nessuno qui al centro. Non c'è nessuno qui al centro. Meno male che ha tirato così. Willems, Willems, va via. Il tocco a Gervinho, la scivolata ottima. E ancora Ramirez che va a chiudere. Ancora Ramirez. Guadagna pure una rimessa laterale. Bravissimo. Oh, mamma mia, che interventi oggi in difesa. Che interventi. Ecco perché è la miglior difesa. Attenzione Pauleta. Pauleta prova a scattare, ma è anticipatissimo da un grande Carvaio. E adesso ancora Roma. Attenzione Camporese, non fare cacchiate, deviata, bene, Tabanelli. Punizione per la Roma, il tiro di Florenzi. Florenzi, pallone alto, siamo al recupero signori, 1-0 Sassuolo. Tabanelli la batterà corta, cercheranno di tenere il pallone il più possibile e aspettare il fischio dell'arbitro. Prova ad andare Rossi, lo prova a portare sulla fascia di competenza, qui c'è un fallo, Rossi, fammi continuare, ed eccolo qui, pallone in mezzo, che occasione, però finisce, il Sassuolo batte la Roma e va a 2 punti di distacco, si riapre il campionato, dipenderà dalla Juventus e i suoi risultati, andiamo a vedere, la Juventus vince 1-0 contro l'Hellas Verona, quindi non ha preso gol, nonostante Ammirante in porta. Il Milan ha pareggiato 1-1, il Sassuolo batte la Roma, la Samp perde 2-1 in casa contro il Torino, il Napoli continua a vincere, la Fiorentina pareggia contro la Lazio, 2-2 Chievo-Verona-Empoli, il Genoa perde 2-1 in trasferta contro il Bologna, il 4-1 dell'Atalanta contro il Carpi. Guardiamo un po' questa classifica. 13 punti di distacco ancora dalla Juventus, ma ne abbiamo soli 2 dalla Roma e solo 1 punto di distacco dalla Lazio. Poi c'è il Palermo in 5ª posizione, l'Hellas Verona, il Genoa, il Bologna, l'Atalanta, il Milan è in 11ª posizione con 8 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte l'Inter. Il Napoli piano piano sale, ma la Fiorentina adesso rischia la Serie B, signori. Qui si giocherà un campionato fino all'ultima giornata. Attenzione, riapriamo il campionato battendo l'Inter e sperando che la Juve almeno pareggi per avvicinarci ancora di più. I giocatori si stanno davvero caricando, stanno crescendo giorno per giorno e siamo pronti ad avvicinarci, a fare il colpaccio. Mancano 14 partite alla fine e adesso andremo ad affrontare l'Inter. Ok, questa è la formazione: Tabanelli, Alessandro, Camporese, Blanco e Alastra, difesa titolare, il centrocampo con Brotonier, Paolo e Marcos che cresce, è arrivato a 80, incredibile, mentre in attacco abbiamo Castillo, Jesus e Rossi. E poi i sostituti sono Bannic, Depay, Mattiello, Marrone, Pauleta, Ramirez e Orsic. Vediamo la formazione dell'Inter. Dopo il colpaccio contro la Roma, il Sassuolo affronterà in casa l'Inter, che si schiera con un 4-1-2-1-2 o 4-4-2 a rombo. C'è Di Santo e Gilas in attacco. Non so, non conosco Gilas. Va bene, l'Inter batte adesso e quindi il Sassuolo deve fare un altro colpaccio. Castillo che ha perso un po' di smalto, è un po' fuori forma, deve riprendersi, deve ritornare ad aiutare il Sassuolo. 11 minuti, 1-0, scocca un tiro di prima da Girato, il giocatore dell'Inter, di spalle alla porta, è andato a fare questo tiro. L'Inter in vantaggio e nulla da fare, 2 vittorie consecutive non le riusciamo proprio a fare, anche se siamo solo nei primi 11 minuti, però mi sa che ha segnato chi? Brozovic? Fatemi sapere chi è Brozovic? È Brozovic! Gabriel Jesus per Marcos, Marcos per Gabriel, Gabriel! Mamma mia! Davvero, sfortunati, Giuseppe Paolo, a prima occasione, vicinissima a gol, colpo di testa alto! Oh, quando non entrano sti palloni finisce male. Attenzione che filtra questo pallone, attenzione, nessuno marca.
prepotentemente. Qui c'è un fallaccio, si è fatto male il giocatore dell'Inter. Attenzione, pallone fuori. Ma arriverà l'ammonizione? Ma arriva la sostituzione, mi sa. Esce Pereira, entra Aubameyang. Già all'andata ci ha battuto, ma adesso non ci stiamo proprio. No, Nolli, vai, vai. Perché l'ha data a quello? C'era l'altro che stava scattando. Guardate, la volevo dare al giocatore che era a fianco. E l'ha andata a dare là. Guarda Marcos, molto bene. Marcos ha i piedi buoni, quindi può far partire Castillo. Lo stop è buono. Castillo va. Salta l'avversario. Eccolo qui Castillo. Eccolo qua Castillo. Il tocco a Bro. Non puoi sbagliare questi gol. Rossi la mette in mezzo. Castillo cade, il portiere con i pugni, attenzione che atterra il portiere, quindi la mette in mezzo di prima, ma niente, davvero stiamo facendo un ottimo finale di primo tempo, ma manca pochissimo al gol, serviva l'1-1 alla fine del primo tempo per poi vincerla nel secondo. Vai così, ancora Sassuolo, ottimo tocco, ancora uno, ancora un altro, va bene, niente, non riusciamo a infilarci qui, ritoccano il pallone. Ancora Inter, spazza da questa parte per Santon. Forse l'unica sicurezza in difesa per l'Inter. Murillo ha rischiato tantissimo. E finisce il primo tempo 1-0 per l'Inter. Poche occasioni, forse ha giocato meglio il Sassuolo. L'Inter non è stata pericolosa, ha fatto solo quel tiro. Meno male, le grandi squadre sono quelle che riescono a vincere grazie al gol spettacolare di un giocatore anche senza creare. Quindi andiamo nel secondo tempo, cerchiamo di ribaltarla. Attenzione a D'Ambrosio, è andato D'Ambrosio. D'Ambrosio sulla fascia, la mette in mezzo. Mamma mia, che rischio qui Camporese. Bel passaggio, vai. Oh, Gabriel. Uè! Pareggio il Sassuolo, erroraccio difensivo dell'Inter. La pareggiamo all'inizio. Gabriel Jesus, che va ad 11 gol e sorpassa Cristiano Ronaldo, che non sappiamo se ha segnato in questa giornata, ma attualmente è il capocannoniere della Serie A. Gabriel Jesus, avevo speranze su questo giocatore. Guardate che erroraccio, il numero 3 dell'Inter che tiene in gioco Gabriel Jesus ha fatto un erroraccio, se non lì era fuori gioco. Invece il numero 3 ha sbagliato completamente, è Char che sbaglia. Di nuovo libero, vai Gabriel, libero, mo diciamo. Però, attenzione, l'Inter sta perdendo la testa. Il Sassuolo adesso incomincia a prendere centimetri, metri e tutto il resto di campo. Ammonito, mi sa che è Murillo, è proprio lui. Servono delle sostituzioni, serve cambiare leggermente questa squadra per portare a casa la vittoria. Esce José Paulo, entra Pauleta, ci andiamo a mettere Orsic al posto di Rossi. E come ultima sostituzione andiamo a vedere, mettiamo Marrone al posto di Brotonier che ha ammonito. Forza ragazzi, forza che la portiamo a casa. Eccolo qui Gabriel Jesus, fa una finta Gabriel Jesus, trova spazi. Non è entrata di quando? Non ci credo. Oh mio Dio. Si allarga sulla fascia. Ancora Luke. Mamma mia. Il colpo di tacco per Alessandro. Cerca spazi, li trova. Oh! Non puoi non darmi la punizione. Come cacchio? No! Vabbè, non mi ha dato una punizione solare. Lì era gol. È come un rigore lì per Castillo. Ma vabbè, dai. Vai, ultima occasione di vincerla. Castillo tiene il pallone, Castillo la tocca lì al centro, il tocco è buono, la deviazione. Mamma mia, meritiamo la vittoria, non posso crederci. E adesso ragazzi, bisogna fare una cosa molto molto buona. Andare a fare questo cross in questa maniera. Eccolo qui, colpo di testa, niente da fare. Ancora Sassuolo, pallone in mezzo, il portiere esce. Peccato ragazzi, peccato, finisce. Meritavamo la vittoria contro l'Inter, però c'è un aspetto positivo. Queste partite le perdavamo, invece l'abbiamo pareggiata 1-1. Adesso sono sicuro che la Juventus ci prenderà punti e la vittoria contro la Roma non è servita a nulla.
è quello che volevo dire, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo. Gabriel Jesus ci ha fatto un gol, ma ne poteva fare altre due. Questi sono i risultati, la Roma ha pareggiato, se vincevamo eravamo lì, lì, lì vicini. In terza posizione perché la Lazio ha vinto, quindi ci ha preso punti. Adesso la Lazio è in seconda posizione se non sbaglio. Non c'è la Juventus, andiamo a vedere la classifica. La Juventus ha vinto contro la Fiorentina. Il Palermo ha di nuovo agganciato il Sassuolo. Attualmente le migliori difese sono di nuovo Juventus e Sassuolo. La Lazio scavalca la Roma, ma nulla di che, la Juventus va via incontrastata, sarà davvero molto ma molto difficile. Andiamo a vedere un po' se la Juventus nelle altre competizioni sta continuando a giocare in Champions League in modo da ancora sperare. E vediamo la classifica capocannonieri se Gabriel Jesus adesso è in prima posizione da solo. Superiamo Cristiano Ronaldo con Gabriel Jesus, ma c'è Lukaku che ha fatto un altro gol, quindi adesso in prima posizione c'è Lukaku e Gabriel Jesus. Ma attenzione perché ci sono anche molti giocatori con 10 e 9 gol che non ci metteranno nulla ad avvicinarsi a Lukaku e Gabriel Jesus. Mentre il miglior portiere, signore e signori, è Scuffet e Tabanelli. Scuffet, portiere della Lazio. Ma la Juventus deve giocare ancora la partita contro il Bayern Monaco, per questo riesce a preservare l'energia e riuscire a vincere, essere continua in campionato, ma se andrà bene contro il Bayern Monaco dovrà fare per forza turnover e quindi lì dobbiamo prendere punti. Ce la possiamo ancora fare, mancano 13 partite, i punti di distacco, attenzione. Dobbiamo ancora giocare contro la Juventus e lì possono essere 3 punti guadagnati se vinciamo. In Coppa Italia gioca ancora la Juve, affronterà proprio il Sassuolo. Sarà un finale di campionato davvero incredibile. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, commentate, condividete. Un bacione da Pier Dark Knight 91. Attualmente meno male non ci sono ancora scary moments. Almeno spero che non ce ne siano mai. Ah! Chi è? No, sono morto, ragazzi, sono morto, c'è qualcuno.